Quello che abbiamo visto in questi ultimi 2 anni è una disponibilità crescente di farmaci che sono in grado di interagire con quello che viene considerato il motore della cellula tumorale prostatica, cioè l'androgenic receptor, un meccanismo che continua a funzionare anche in presenza di livelli appunto di testosterone da castrazione. La patologia di cui abbiamo appunto di fronte un cambio quasi epocale di gestione. Se però noi concentriamo la nostra attività soltanto su questo tipo di meccanismo, potremmo avere una selezione negativa. Questo è stato dimostrato anche recentemente. Questi pazienti rispondono alla prima opzione e rispondono in all'altra. Avere quindi delle possibilità di trattamento alternativo potrebbe essere importante. Radium 223 agisce con un meccanismo d'azione completamente diverso, ma offre anche un vantaggio in sopravvivenza, quindi è una scelta confrontabile, non è solo terapia di supporto come i suoi predecessori, samario e stronzio. Agisce con un meccanismo d'azione particolare, induce dei danni sulla doppia elica del DNA grazie a un meccanismo radioisotopico naturalmente, ma limitato nello spazio, quindi caratterizzandosi per una bassa tossicità midollare, ma con un'elevata concentrazione di radiazioni sulla cellula tumorale verso cui indirizza la propria azione proprio per vicinanza. L'insieme di queste cose fa sì che si possa avere a disposizione un farmaco che sia concentrato su quello che è il bersaglio principale sul tumore prostatico, cioè lesioni ossee prevalentemente osteoaddensanti, che rappresentano ancora oggi il 79-80% dei casi, come dimostrato da Susan Alebi all'ASCO Annual Meeting di quest'anno, che sia in grado di esercitare una bassa tossicità midollare, quindi sia compatibile con tutte le altre opzioni terapeutiche, anche potenzialmente in combinazione, anche se questo non è ancora autorizzabile, ma ci sono studi in corso, e che sia anche caratterizzato, appunto, come dicevo prima, da un vantaggio di sopravvivenza, quindi un'opzione alternativa o da inserire in uno scenario terapeutico sempre più complesso, rapidamente, anzi complesso se posso cambiare terminologia, in una patologia caratterizzata da scelte terapeutiche che, a differenza degli altri istotipi tumorali, si lega a molecole o ad agenti che danno tutti i vantaggi di sopravvivenza. Ci aspettiamo un incremento veramente rilevante della sopravvivenza di questi pazienti nei prossimi anni.